La riapertura dei centri sportivi ha riportato sport all'aria aperta, ma non solo. Il village a Valcanneto ha ripreso le sue attività con il distanziamento, rispettando le regole con tutte le cautele, tanto da ripartire con i centri estivi per i bambini che si divertono coinvolti dalle più svariate attività. Teniamo i bambini sulla distanza di sicurezza quando non fanno delle attività didattiche di corsa o di giochi. Quindi quando stanno, diciamo, nella parte fermi, cerchiamo di mantenerli al di sopra di un metro e fargli fare dei giochi ludici. Mentre quando poi fanno dei giochi tipo il pallone o il tennis, possono stare, diciamo, a distanza tranquillamente, e li teniamo facendo una tedesca, non so se lo conosci, il calcio tedesco di una volta, dove non c'è un contatto fisico, si passa la palla e si tira in porta. Per i più piccoli abbiamo la sabbia, dove praticamente vengono distanziati a distanza di un metro quelli che non sono fratellini o sorelline e fanno dei giochi didattici insieme agli animatori. Non manca il fitness e il nuoto libero, due discipline alle quali prendono parte persone di ogni età. Noi abbiamo cercato sempre di stare dietro comunque alla nostra clientela facendo le lezioni online. È chiaro che facendole dal vivo è tutta un'altra cosa. Bello ritornare a vivere, questo sì. Speriamo che vada tutto bene e che ricominciamo una vita normalissima. Loro sono bravissime, devo dire la verità. Io faccio prettamente un allenamento più che altro per la donna. Sì, possono partecipare anche gli uomini, ma più che altro sono allenamenti al femminile, dove riproduco praticamente tutti gli esercizi che si fanno in sala pesi, accompagnati con la musica.